Ciao, oggi cercherò di spiegarti come calcolare la potenza termica della pompa di calore per casa tua. Secondo me è uno dei video più importanti del mio canale. Non sarà però semplice trasmetterti questi concetti che sono ingegneristici. Cercherò, come sempre nel mio piccolo, di usare parole semplici e in questo caso magari anche un po' di carta e pennarelli. Bene, dai, prima di iniziare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube cliccando anche sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Eccoci allora, come promesso ti porto adesso in ufficio da me, sulla scrivania, e ti mostrerò con carta e pennarello qual è il concetto alla base per dimensionare la pompa di calore. Bene, allora questo è il concetto che sta alla base di ogni progettazione termotecnica. Al prescindere che sia una pompa di calore o che sia una caldaia o di qualsiasi genere. Allora, abbiamo l'edificio. Scusa per la qualità, ma non sono un architetto, no? Abbiamo quindi il tuo edificio, la tua casa, che ha una serie di dispersioni, cioè il calore attraverso i muri fuoriesce. Fuoriesce attraverso i muri, fuoriesce attraverso il tetto, fuoriesce attraverso le finestre, fuoriesce attraverso anche il pavimento. Fuoriesce poi attraverso i ponti termici. La somma di tutte queste dispersioni dà il calore disperso dall'edificio, cioè il fabbisogno dell'edificio per essere riscaldato. Ah, una cosa importante. Non si hanno solo perdite per trasmissione, quindi per la trasmissione del calore attraverso muri, finestre, tetto e quant'altro, ma si hanno anche perdite per ventilazione. Ovvero, se abbiamo delle porte, se abbiamo delle finestre e altri elementi che possono disperdere attraverso gli infissi o altri punti, e quindi il calore esce da questi punti, senti infatti gli spifferi sui serramenti o sotto le porte, e anche queste vengono considerate nel fabbisogno energetico dell'edificio. Quindi a questo sommo le perdite per ventilazione e ottengo il fabbisogno totale dell'edificio. Bene, fino a qua tutto facile. Ovviamente queste perdite dipendono dalla qualità dell'involucro, cioè se hai un cappotto nelle quattro pareti, ovviamente le perdite attraverso queste quattro pareti saranno più piccole e quindi il fabbisogno termico dell'edificio è minore. Stessa cosa se vai ad isolare il sottotetto con ad esempio della fibra di cellulosa, ovviamente queste perdite andranno a ridursi. Quindi avremo meno dispersioni attraverso il tetto, attraverso le fondamenta, attraverso i muri, attraverso gli infissi se andrai a cambiare gli infissi mettendone di nuova generazione. Una volta determinato il fabbisogno termico dell'edificio, andiamo a confrontarlo con la potenza erogata dalla pompa di calore. Bene, determinato quindi la potenza, il fabbisogno termico dell'edificio totale, che ipotizziamo ad esempio di 10 kW a meno 5 gradi centigradi esterni, infatti il fabbisogno va sempre parametrizzato a una temperatura esterna perché l'edificio ha bisogno di più potenza se fuori fa più freddo. Posso pensare di fare un diagramma di questo tipo. In quest'asse inserisco la temperatura esterna, in quest'asse invece la potenza. Qui metto più 20 gradi centigradi, qui meno 5 gradi centigradi. Ecco che nel caso che stiamo esaminando andrò a individuare un punto, qui abbiamo 10 kW, quindi a meno 5 gradi centigradi ho bisogno di 10 kW. Traccio una retta che va a finire a più 20 gradi centigradi. Infatti a 20 gradi esterni non c'è più necessità di fare riscaldamento.
e quindi il fabbisogno termico dell'edificio è nullo. Con questo semplice diagramma io conosco il fabbisogno termico, quindi la potenza per riscaldare casa, a ogni temperatura. Infatti posso mettermi qui a 0 gradi centigradi e verificare che l'edificio, ad esempio, ha bisogno di 8 kW per essere riscaldato. A questo punto vado a sovrapporre la resa della pompa di calore, cioè la potenza resa dalla pompa di calore. Come ben sai, se hai già visto altri miei video, la resa della pompa di calore cala al calare della temperatura. Cosa significa? Che più freddo fa fuori e meno rende la pompa di calore. Quindi posso ipotizzare l'andamento della resa della pompa di calore, quindi pompa di calore, un andamento di questo tipo. Se prendo una pompa di calore che mi dà 10 kW a meno 5 gradi, a 20 gradi centigradi me ne dà molti di più. Ad esempio 16 kW. Ecco, questo è un aspetto molto importante. Scegliere la pompa di calore per la temperatura minima di progetto. Se prendo una pompa di calore più piccola, ad esempio di questo tipo, avrò che la potenza della pompa di calore è superiore al fabbisogno termico dell'edificio fino a un certo punto. Ipotizziamo 3 gradi centigradi. Quindi la pompa di calore da 20 gradi a 3 gradi centigradi riuscirà a riscaldare casa, ma sotto i 3 gradi centigradi la pompa di calore è troppo piccola, perché la potenza resa dalla pompa di calore non soddisfa il fabbisogno termico dell'edificio, che è maggiore. Oltre alla potenza resa della pompa di calore, bisogna calcolare anche le perdite per dispersione delle tubazioni, dell'impianto, del sistema di distribuzione, quindi dei radiatori, e dell'impianto a pavimento. Di tutto questo però non ti devi preoccupare, perché c'è Sigillo Sicuro, che è una rete di installatori qualificati che hanno fatto un percorso di formazione e che sanno a memoria come calcolare le pompe di calore per ogni tipo di edificio. Si affidano poi a un simulatore professionale che abbiamo realizzato per simulare anche i consumi della pompa di calore ed essere sicuri che il calcolo che viene fatto sia veramente corretto. Ovviamente questo ha l'obiettivo di rendere la tua casa 100% elettrica, anche se hai un impianto a radiatori. C'è da dire una cosa però, la grossa differenza ora la fanno i consumi della pompa di calore. Abbiamo visto la potenza della pompa di calore, ma non sappiamo quanto consuma. Per essere sicuro di avere una pompa di calore che consumi poco, vai nel link che trovi in descrizione. Ci sarà un video dove spiego chiaramente la differenza tra pompe di calore commerciali e pompe di calore professionali. Considera che le pompe di calore prodotte in grande serie sono tipicamente commerciali, no? Considera che un prodotto piccolo, quindi una pompa di calore piccola, con la macchina esterna piccola, è un prodotto che non può avere le stesse rese di una pompa di calore di grosse dimensioni, no? Quindi una pompa di calore commerciale la riconosci anche dalle dimensioni dell'unità esterna. Ma per capire effettivamente le caratteristiche di una pompa di calore e confrontarle con altre centinaia di pompe di calore, è venuto in nostro aiuto il BAFA. Anche per questo trovi un link nella descrizione del video, dove troverai la lista del BAFA con 1176 pompe di calore pronte per essere confrontate.